vostri cellulari o almeno a togliere il sonoro ed è con grande piacere che oggi abbiamo con noi per questo secondo appuntamento del programma sul tema della violenza contro le donne che è parallelo alla mostra di Alini Malani curata da Marcella Beccaria al terzo piano del nostro castello e questo ciclo di incontri che oggi vede la presenza di Coco Fusco, una grande Coco Fusco, è sostenuto in particolare dall'amica del castello di Rivoli, Nicoletta Fiorucci, che ringraziamo per averci dato questa opportunità. E ringrazio ovviamente come sempre la Regione Piemonte, la città di Torino, la città di Rivoli e la Fondazione CRT che sostiene le nostre attività e desidero dirvi un pochino il perché di questo invito. Qualche tempo fa, leggendo sul blog che si chiama Hyperallergic, ho letto un testo estremamente denso che analizzava la situazione della pressione sulle giovani donne nell'ambito delle università e soprattutto degli istituti in cui si studiano materie umanistiche, in particolare l'arte, perché il mondo dell'arte è un luogo, diciamo, tradizionalmente che si ritiene anticonformista e che si ritiene più liberato di altri e proprio in questi ambiti delle scuole d'arte, pertanto, potevano esserci delle forme di pressione psicologica ad adeguarsi a pressioni di ordine sessuale su giovani studentesse, eccetera. E quindi questo paradossale testo mi fece riflettere sulla importanza di questioni legate a criticare un po' dei luoghi comuni anche che abbiamo. E Coco Fusco è una importantissima autore, scrittore e artista, performance artist, la quale nasce nel 60, è accanto a me, ti parlo a terza persona, a New York, ma è se stessa nella sua biografia degli elementi che portano anche a generare gli acuti testi e performance che la caratterizzano dagli anni 80 ad oggi. È una identità ibrida, diciamo, è figlia di una madre che era medico cubana ed era in America con un visto per studenti e che poi, scaduto il visto, decise di rimanere illegalmente negli Stati Uniti e di un uomo che era immigrato da bambino, da Avellino, quindi italiano, che si chiamava Fusco, e che, anche lui medico, aveva quindi creato questa figlia che ha dato la possibilità di legalizzare la presenza della madre negli Stati Uniti e nella sua vita Coco Fusco è stata sempre la persona che era come un passaporto ambulante per la famiglia cubana e traduttrice in fondo, traduttrice oltre il confine. Infatti le prime notizie che ebbi della sua opera era per esempio quando lavorava con Guillermo Gomez Peña su tematiche legate ai border, alla negoziazione attorno ai borders e ai confini. Quando scrisse un piccolo testo su quello di cui si sarebbe occupata oggi qui, scrisse: mentre è evidente e largamente riconosciuta una persistente violenza contro le donne, la domanda
condizioni dovrebbero essere espresse nell'arte rimane irrisolta per molti. Nella mia lezione ricostruirò la storia delle diverse posizioni emerse nel contesto della teoria e dell'arte femminista degli ultimi 40 anni. Credo che peraltro sia la prima lezione che tiene Coco Fusco in Italia. No? No, I gave a talk in Milan many years ago, but this is the number two. Number two, yeah. Ok. Prenderò in considerazione le differenze tra i lavori che rappresentano riservati atti di violenza e quelli che indicano invece forme istituzionali e rappresentative di oppressione. Parlerò inoltre delle strategie e delle ragioni per schierarsi sia a favore che contro una visualizzazione della violenza di genere nell'arte. Nel contesto di questa discussione è inoltre fondamentale domandarsi che cosa ha fatto il recente dibattito pubblico scatenato dal movimento MeToo, che, sensibilizzato a alcuni aspetti della violenza di genere, sembra averne trascurati altri. Ricordo che Coco Fusco insegna, è professore all'Università di Florida e ha ricevuto recentemente il Rapkin Prize for Visual Arts Journalism per quest'anno, oltre che grandi premi in passato, la Guggenheim Fellowship nel 2013 e una Fulbright, che è il primo premio culturale americano, nel 2012. È stata presente in diverse edizioni della Biennale di Whitney, 93 e 2008, della Biennale di Venezia sotto la direzione di Aboyan Wiser nel 15 e alla Johannesburg Biennale nel 2007, dove ricordo la sua opera all'ingresso del museo dove esponeva, era la emissione di passaporti per entrare o meno nella mostra, e ho custodisco ancora questo passaporto emesso da Coco Fusco. E la sua mostra personale è stata recentemente aperta al Ringling Museum in Florida. Quindi let's welcome Coco Fusco, and without further ado, we go on to your talk with slides. And I will do somewhat of a consecutive translation. So, do you want me to stop every sentence or every paragraph? How would you like to do this? Well, every paragraph. Every paragraph, okay. So, if they're not too long. Okay, well, if you can just. Yeah, okay. Okay, good afternoon to everybody. Thank you very much to Carolyn for the invitation, and to everybody here at the Castello di Rivoli who have been very welcoming to me. Vorrei ringraziare per l'invito e a tutto il personale del Castello di Rivoli che l'accoglie con molto bene. And I'm happy to be here to talk with you and also to be able to see Nalani's show. I hadn't seen it and I've heard a lot about it. So, it's also very moving for me to, because she's an artist who I've admired for a very long time. E anche stata felice di poter visitare così la mostra di Nalini Malani, una mostra che l'ha commossa e che aveva piacere di vedere da molto, molto tempo. So, my talk today focuses primarily on art and feminist thought in the United States. Although I make some references to work outside, but it's primarily about the American scene as a comparative model. In particolare metterà a fuoco la relazione tra arte e pensiero femminista in America, negli Stati Uniti, perché è il contesto sul quale intende focalizzare. And I just want to clarify what the Me Too movement is in the US, because it is not a panoramic critique of gender relations. It is very specifically a focus on workplace, gender relations of power and abuse in the workplace. In particolare mi preme di ricordare subito che cosa è il movimento Me Too in America. Non è un movimento che concerne le relazioni di genere
in generale, ma specificatamente concerne le relazioni di genere nei luoghi di lavoro. In the talk, though, I want to address to a certain extent the conditions of the so-called workplaces of the art world, but I also want to look at how women artists have explored the question of sexual violence and sexuality, because this has been a very important aspect of feminist art practice, separate from the question of the workplace. Certamente vorrei discutere delle condizioni del lavoro nel contesto del mondo dell'arte, ma vorrei anche guardare la questione dell'arte fatta dalle donne e della come essa si è occupata della sessualità e della violenza sessuale. So I start here with two images, one from the work of Cindy Sherman from the Untitled Film Still series, and the other by Nan Golden. One is fact, one is fiction, okay? Nan Golden's picture is autobiographical. She was beaten by her boyfriend in the 1980s, and this was one of the images from her Ballad of Sexual Dependency series. Cindy Sherman's representation is fictional, so one derives its power from its indexicality, that's Nan Golden, and the other from its not having a single referent, from its being a simulation or being understood to be an archetype. Quindi prima vorrei farvi vedere questa doppia diapositiva con un'immagine di un'opera di Nan Golden a destra e di Cindy Sherman a sinistra. Una è una rappresentazione, è una finzione, quella di Cindy Sherman, mentre l'altra ha il suo potere, proprio, deriva il suo potere dall'essere un'immagine indexical, cioè che rappresenta, che indica la realtà, cioè Nan Golden picchiata dal suo fidanzato. Ok, so, to begin then. Revelations of sexual misconduct in Hollywood and TV news catalyzed the Me Too movement last year. Not surprisingly, in the wake of news about Harvey Weinstein, Bill Cosby, and Bill O'Reilly, the art world has experienced its own public scandals, featuring multiple salacious reports about male art dealers, art magazine publishers, art professors, and art stars who have preyed upon female employees, colleagues, and students with impunity. Judging by the chagrined reaction on social media, to some they appear to have popped out of the blue. To me, the appearance of surprise seems more like willed amnesia about the ubiquity of gendered violence in the modern world, or a calculated performance designed to mask complicity with the practice. It also suggests a lack of recognition of the history of feminist debates and activism in relationship to sexuality. Le rivelazioni di comportamenti sessuali misconduct non corretti, comportamenti sessuali non corretti a Hollywood e nelle notizie televisive hanno catalizzato il movimento MeToo l'anno scorso. Non sorprende che al momento delle notizie su Harvey Weinstein, Bill Cosby e Bill Riley, il mondo dell'arte abbia vissuto anche esso i suoi scandali pubblici, considerando in particolare dei casi e delle notizie piccanti di mercanti d'arte, uomini, di editori di riviste d'arte, di professori d'arte o di grandi star del mondo dell'arte che hanno predato su, reso preda, impiegati donne oppure colleghi oppure studenti con impunità. Se si guarda le reazioni rattristite sui social media, a volte queste reazioni fanno pensare che questi atti sono sorti dal nulla, come se non ci fosse un contesto costante di questo genere. Per me questa apparente sorpresa mi sembra un'amnesia
intenzionale della ubiquità della violenza di genere nel mondo moderno, oppure mi sembra addirittura una performance calcolata per nascondere una complicità con questa pratica. E inoltre suggerisce la mancanza di un riconoscimento anche dei passati dibattiti femministi e del activism in quel campo in relazione alla sessualità. So I just want to take a moment here to remember two rather infamous cases. Teresa Hakung Cha, a Korean-American artist who was raped and murdered in New York in 1982 in Soho. E quindi prendo un momento per farvi vedere le immagini di alcuni casi del passato gravi, per esempio l'artista coreana-americana Teresa Hakung Cha, che fu violentata e uccisa a Soho nel 1982. And Amendieta, the Cuban artist who came to the United States as a child, died at 35 when she plunged from a high-rise building window. And her husband, the artist Carl Andre, was accused of murdering her and then acquitted. Oppure il caso di Anna Mendieta, che muore all'età di 35 anni quando cadde da un grattacielo, insomma da un high-rise, da un edificio alto a New York, era in quel momento col marito Carl André, che fu inizialmente accusato e poi la causa fu abbandonata. Feminists have been arguing about male sexual dominance and predation as obstacles to women's self-realization for decades. Those arguments have been circumscribed by notions of pleasure and danger. I here invoke the landmark conference and book edited by Carol Vance, a sociologist, from 1982. Some feminists have sought political means to curtail male sexual aggression, while others have sought to disentangle female pleasure from male desire in order to cultivate an autonomous erotic imaginary. This debate has not always determined the content that women artists produce, but it informs how all women arts professionals live and operate in the world. Le femministe hanno discusso della dominanza sessuale maschile e della natura di rendere preda in termini di essere ostacoli alla realizzazione delle donne da decadi. Questi argomenti sono stati inquadrati da nozioni di piacere e di pericolo. E qui mi riferisco all'importante conferenza, il libro curato da Carol Vance dell'82, della sociologa Carol Vance dell'82. Alcune femministe hanno cercato dei mezzi politici per limitare questa aggressione maschile, sessuale, mentre altri invece hanno lavorato sul tema di sciogliere il nodo, di sciogliere il piacere femminile dal desiderio maschile, in modo da poter coltivare un immaginario erotico autonomo. Questo dibattito non ha sempre determinato il contenuto di ciò che le donne artiste hanno prodotto, ma certamente sta alla base di come tutte le donne nel mondo dell'arte agiscono e operano nel mondo. Although the current outcry against sexual mistreatment of women in the workplace is hardly unprecedented, the Me Too media moment is different from earlier feminist arguments about sex and violence. It is characterized by public shaming of individual perpetrators rather than on an analysis of the economic structures, social conventions, and ideologies that make sexual misconduct so easy to get away with. The public discussion now focuses on the morality or immorality of those involved, emphasizing either the depravity of the male perpetrator or the dubious virtue of the female victim. The underlying assumption is that existing laws simply need to be put into effect to curb the bad behavior of perpetrators. This forecloses a broader discussion of gendered violence as an underlying condition of patriarchal society.
the impunity enjoyed by most men, and the social constraints that generate cultures of complicity. It also deflects attention from the fact that despite the existence of a few women in the upper echelons of power structures and the indictment of a handful of prominent sex predators, the vast majority of women lack the power, resources, and legal protections to live as equals to men. Sebbene quindi la recente, recente sollevamento e no, discussione attorno al maltrattamento sessuale delle donne nel luogo di lavoro non è senza precedenti, il movimento attuale Me Too è comunque molto differente dai precedenti argomenti femministi sul sesso e la violenza. È caratterizzato infatti da il tema della vergogna e dal fare sentire vergogna ai perpetratori individuali e singoli, piuttosto che ad analizzare le strutture economiche e le convenzioni sociali e le ideologie che provocano questo comportamento sessuale non corretto e provocano la facilità con la quale questo può essere fatto e non punito. La discussione pubblica, infatti, ora mette a fuoco temi quali la moralità o la immoralità delle persone coinvolte, sottolineando o l'essere depravati del perpetratore del maschile o la virtù dubbiosa della vittima femmina. Il principio che sottostà a questo è che basterebbe che le leggi in vigore oggi fossero rispettate o imposte per poter fermare questo comportamento cattivo dei perpetratori. Questo però, questo modo di pensare però, ci chiude da una possibile più vasta discussione sulla violenza di genere, quale condizione sottostante intere società patriarcali e dell'impunità di cui godono la maggior parte degli uomini all'interno delle costrizioni sociali che le culture creano, creando strutture di complicità. Inoltre distrae l'attenzione dal fatto che nonostante ci siano alcune donne in posizioni potenti nelle strutture di potere e nonostante ci siano alcuni atti di accusa di alcuni molto visibili predatori sessuali, la maggior parte delle donne non ha il potere e le risorse o le protezioni legali per vivere in maniera uguale agli uomini. So here I just want to show a couple of images that reinforce what I'm trying to indicate here. This is a poster by the Guerrilla Girls from the early 1990s that says, that shows the numbers that, you know, in 1988, of the estimated 185,000 rapes in the United States, there were only 39,160 arrests, resulting in 15,700 convictions. So that's less than 10% of these the rapes actually result in punishment for anyone. Adesso vi faccio vedere qualche immagine, per esempio questo poster delle Guerrilla Girls dell'inizio degli anni 90 in cui parlano di un anno, cioè di una statistica dei 185,000 stupri, soltanto 39,000 hanno conseguito, a questi sono conseguiti degli arresti e di questi arresti solo 15,000 condanne. And then here just some more recent statistics from the last 5-6 years that domestic violence is the third leading cause of homelessness among families in the United States. A woman is beaten every 9 seconds. And intimate partner violence is the leading cause of female homicide and injury-related deaths during pregnancy. So we're still living in a culture of extreme gender violence. Quindi
adesso queste sono statistiche invece degli ultimi 5 anni che dimostrano che viviamo ancora in una cultura di estrema violenza. La violenza domestica è la terza più importante causa dell'essere senza alloggio tra le famiglie. Because women will leave the home. Yes. Perché le donne lasceranno la casa. Ogni 9 secondi una donna è picchiata negli Stati Uniti e la morte di donne uccise o ferite è legata principalmente a rapporti con il partner. So where does the art world fit into this? The contemporary art world is infamous for welcoming eccentric behavior, unconventional form, and controversial subject matter if those who test the boundaries of decorum are deemed innovative geniuses. The milieu benefits from the widely held assumption that it is a rather liberal enclave full of educated people capable of monitoring themselves, which might be better understood as imperviousness to scrutiny from outsiders. This idealization of the profession and its institutions, museums, galleries, biennials, art schools, auction houses, art magazines, residencies, and foundations, obfuscates the dynamics of domination within the field that facilitate abuses of power. I have discussed this matter in other essays of mine, but I will outline a few key factors here. The art world is an economically polarized domain where a minuscule moneyed elite of collectors, dealers, and artists prevails over legions of precarious freelance laborers and closely watched middlemen and women. Most participants are heavily dependent on hierarchical social relations for gaining access and advancement, while those in power use money and fame to shield themselves from scrutiny applied to other mortals. The commitment to protecting the private tastes and fortunes of the privileged allows a wide range of illicit activity to be sheltered from public view as well, from money laundering to substance abuse to misconduct. The art world may be known for its galas, openings, festivals, and other public spectacles, but its most important business takes place behind closed doors. These characteristics contribute to the reluctance of many to reveal the indiscretions of those at the top. Dunque, come si inserisce quindi il mondo dell'arte in questo scenario? Il mondo dell'arte contemporaneo è noto per accogliere comportamenti eccentrici, forme non convenzionali e argomenti controversi. Quelli che fanno queste rotture dei confini del buon decoro sono considerati geni innovativi. Quando sono considerati geni innovativi coloro che fanno queste operazioni. Di conseguenza l'ambiente beneficia molto dal principio che è un ambiente particolarmente liberale, pieno di gente molto colta, che è capace di autocontrollarsi, di automonitorarsi, ma che si potrebbe anche vedere come un essere al di fuori dalle regole e dallo scrutare questo mondo da chi ne è fuori. Questa idealizzazione della professione artistica e delle sue istituzioni, musei, gallerie, biennali, scuole d'arte, case d'asta, riviste d'arte, residenze per artisti e fondazioni, nasconde le dinamiche del dominio che ci sono in questo campo e quindi facilita l'abuso del potere. Ho discusso questo argomento già in altri saggi, ma adesso vorrei indicarvi alcuni fattori chiave. Il mondo dell'arte è un luogo polarizzato economicamente, dove una piccola elite
benestante di collezionisti, galleristi, artisti, prevale rispetto alle legioni di lavoratori precari e indipendenti, oltre a persone che fanno da intermediari. La maggior parte dei partecipanti è molto dipendente da una serie di relazioni sociali gerarchiche per poter avere accesso e promuoversi in questo mondo, mentre coloro che hanno il potere in questo mondo usano la ricchezza e la notorietà per nascondersi dall'essere scrutati o il doversi adeguare agli altri mortali. Questo impegno a proteggere i gusti privati e le fortune dei privilegiati permette però che una grande attività illecita può essere non vista al pubblico in maniera evidente, e questo va da attività di riciclaggio di denaro all'uso di droghe al comportamento non corretto, ad altri misconduct. What do you mean by misconduct? Well, that's the legal term now for, you know, the sexual misconduct of not okay, sexual misconduct. But here, but it's other kinds of misconduct. It's illegal conduct. Illegal conduct. O a comportamenti illegali. Il mondo dell'arte è noto per i suoi grandi gala, i grandi vernissage, i grandi festival, i grandi spettacoli pubblici. Ma il suo più importante, i suoi importanti, più importanti affari accadono dietro a porte chiuse. Queste caratteristiche contribuiscono al fatto che c'è una riluttanza da parte di molti di rivelare alcune indiscrezioni del comportamento di coloro che sono ai vertici di questo mondo. The art world is also a largely unregulated industry in which eroticism, nudity, and female beauty are showcased, and prudery is looked down upon as unsophisticated. This may explain why art by women that flaunts female sexual availability is far more easily marketed than art that foregrounds female sexual abjection. So Vanessa Beecroft does very well in the market, for example. Nonetheless, women artists bear the burden of being perceived as too close to their subject matter and thus predisposed to emotionally charged advocacy rather than the rational distance needed for the mastery of subjects and materials. So Sue Williams, who in the early 90s was dealing a lot with her own history of having been in an abusive intimate partnership, it gets called an angry woman in the New York Times by Roberta Smith, and the work is described as kind of uncomfortably close to her personal life. If they choose to focus on the abject social conditions of women as women, female artists run the risk of being criticized for lapsing into solipsism or engaging in anthropological concerns that undermine the supposedly necessary autonomy of aesthetic endeavor. A similar reaction came to work by Kiki Smith from the early 90s, in which she depicts victims of domestic abuse in wax figures. Even after 40 years of postmodernist art that engages with social issues and practices, and even after feminist theory that has unpacked the sexist implications of such views, the insistence on the autonomy of aesthetic endeavor remains central to education in elite art schools and informs the tendency of many prominent women artists to distance themselves from identification with feminism. It's a lot. Sorry. Il mondo dell'arte è inoltre un'industria largamente non regolata, nella quale l'erotismo, la nudità e la bellezza femminile sono messe in primo piano, mentre l'essere prude,
potrebbe spiegare perché l'arte di donne che fa vedere la I would say, well, I have something to say about this, but later. Io traduco adesso, perché l'arte di donne che mostra in maniera molto diretta la disponibilità sessuale della donna è più facile da vendere nel mercato dell'arte che non l'arte fatta da donne che mostra la condizione abietta a cui è sotto nella quale cade la donna in queste situazioni. Di conseguenza è molto più facile vendere Vanessa Beecroft che non Sue Williams o Kiki Smith, per esempio. Ciò nonostante, donne artiste possono sostenere il peso di essere troppo vicine al loro soggetto, alla loro materia, e devono sopportare le criticate per queste e criticate per non avere una distanza razionale necessaria per dominare il proprio soggetto e i propri materiali. Per esempio, su Williams, nel lavoro che parla dell'essere stata in una condizione di violenza subita in una relazione, viene accusata dal New York Times, da Roberta Smith, di essere una donna arrabbiata. Gli artisti che mettono a fuoco le condizioni sociali dell'essere abiette in qualità di donna possono correre il rischio di essere criticate, di essere solipsistiche o di non dedicarsi, cioè di essere antropologiche e di non dedicarsi abbastanza alla necessaria autonomia dell'impresa estetica. Anche dopo 40 anni dall'arte postmoderna che si è confrontata con questioni e pratiche sociali, e anche dopo che la teoria femminista ha studiato e visto le implicazioni sessiste di tale sessiste di questi aspetti, l'insistenza sul fatto che una ricerca estetica debba essere autonoma rimane centrale a ciò che si insegna oggi nelle grandi scuole d'arte ed è alla base della tendenza di molte donne artiste a allontanarsi, creare una distanza tra la loro pratica e un'identificazione troppo vicina al femminismo, alla teoria femminista. In this presentation, I would like to highlight some key examples of feminist art that have addressed sexual fantasy and sexual violence. It is important at this juncture to underscore the distinction between a public outcry with regard to sexual misconduct in the workplace, which is happening now, and institutional responses to feminist explorations of sexuality that begin in the 1970s and 1980s. At the same time, I want to suggest in resurrecting the past that many of the tropes used by the Me Too movement are reminiscent of earlier arguments that cast women's situation in public space as endangered. I would like to return for a moment to Carol Vance's Pleasure and Danger, exploring female sexuality, because the controversies generated by the event and the book epitomize the schisms in feminist thought about the role of erotic fantasy and representation that still haunt us. Published in 1982, the anthology consists of numerous contributions by pro-sex artists and theorists who argued for a feminist imaginary that would liberate women from sexist objectification by exploring sensuality and intimacy gynocentrically, in other words, from the woman's point of view. It became an instant classic. Questa
conferenza voglio sottolineare alcuni esempi chiave di arte femminista che ha approcciato la fantasia sessuale, le fantasie sessuali e la violenza sessuale. È importante sottolineare la distinzione tra un sollevamento pubblico di fronte a una condotta sessuale illegale nel luogo di, o scorretta nel luogo di lavoro, che è quello che sta accadendo adesso, e invece dall'altra parte le risposte istituzionali alle indagini femministe della sessualità che hanno cominciato, sono cominciate negli anni 70 e 80. Allo stesso tempo voglio suggerire, voglio fare una resurrezione del passato perché molti delle figure, dei tropes usate dal movimento Me Too ricordano alcuni argomenti del passato che hanno dipinto la situazione della donna nello spazio pubblico come una situazione di pericolo. E per fare questo vorrei ritornare un momento al libro Pleasure and Danger, Exploring Female Sexuality di Carol Vance, perché le controversie che sono state generate dall'evento e dall'apparire di questo libro sono l'epitome delle divisioni nel pensiero femminista riguardo al ruolo della fantasia erotica e della sua rappresentazione, che ancora oggi sono divisioni che non sono risolte. Pubblicato nel 1982, l'antologia di Carol Vance consiste in, da un lato, dei contributi pro-sesso, di pro-sesso artiste e teoriche che argomentavano per un immaginario femminista che avrebbe liberato la donna dall'essere un oggetto, dal diventare reificata oggetto sessuale attraverso una investigazione della sensualità e della intimità ginocentrica, cioè centrata sulla donna. È diventato un classico istantaneo il libro. This pro-sex ethos had already been embraced by feminist artists in a range of ways throughout the 1970s. Some here may recall that this was the era in which Fear of Flying, Erica Jong's erotic novel about a woman poet's quest for the quote-unquote zipless fuck, sold 20 million copies. At the same time, Joan Semmel was dedicating her painting endeavors to rendering heterosexual intimacy from a female point of view. Feminist performance artist Barbara Smith achieved notoriety for her 1973 piece, Feed Me, which was staged in a public restroom at the Museum of Conceptual Art in San Francisco. She sat naked on a mattress with food, wine, and marijuana, and accepted any sort of offering that might satiate desire. Integral to the work was her acceptance of authorized male visitors who engaged her in public sex. Ok, allora, questa ethos, cioè questa, diciamo, poetica pro sesso, pro l'inclusione di questo sesso che, o intimità ginocentrica, era stata già abbracciata dalle artiste femministe negli anni 70, quindi prima del libro. Qui alcuni di voi potranno ricordare che questi erano gli anni, quindi, in cui Erica Jong ha pubblicato il suo libro Fear of Flying, cioè dal 1973, Paura di volare, il suo romanzo erotico di una poeta, poetessa, donna che è alla ricerca del simplest fuck, del atto sessuale senza cerniera. Yeah, that's the literal translation. Yes. But what she was trying to talk about was sex without any relationship attached, right? Yes. Just the sex act for itself. Sì, che era la metafora che
20 milioni di copie. Allo stesso tempo l'artista John Semmel si dedicava nella sua pittura a mostrare la sessualità eterosessuale dal punto di vista femminile. E l'artista femminista delle performance Barbara Smith diventava nota nel 73 attraverso la performance evento chiamato Nutrini, messo in esposto nel gabinetto pubblico, nel bagno pubblico del Museo di Arte Concettuale in San Francisco. Nuda su un materasso con cibo, vino e marijuana, accettava qualsiasi sorta di offerta che potesse saziare il suo bisogno o desiderio. Parte del lavoro era l'accettazione che visitatori, uomini autorizzati, autorizzati da lei, potevano fare sesso con lei in pubblico. This line of artistic inquiry, which stressed the emancipatory potential of female desire and fantasy outside conventional marriage, was not the focus of the anti-porn critique. It was the feminist reconceptualization of sex work and the revindication of sadomasochistic role play in the early 1980s that incurred the ire of anti-porn activists. The best known proponent of this position is the former sex worker, stripper, porn star Annie Sprinkle, who in the 1980s became a performance artist and sexologist. Sprinkle blurred the boundaries between pornography and feminist erotica, launched Sluts and Goddesses workshops in the 1990s, and was infamous for inviting audiences on stage to peruse her cervix with a speculum and a flashlight. The combination of her experience as a sex worker, her understanding of how to direct erotic play, and the campy excessiveness of her costuming enabled Sprinkle to control her audiences while other performance artists were more vulnerable when presenting themselves au naturel. So here I give an example of the Sacred Nature Girls who I interviewed in 1995. They were a Los Angeles-based collective. And they were really disturbed to find that men came to their performances to masturbate from the audience, behaving as if they were in a porn theater because these young women were all together dancing around naked. Questa linea di cui abbiamo appena parlato prima dell'ultima traduzione di ricerca artistica che sottolineava il potenziale emancipatorio nel rappresentare il desiderio femminile e la fantasia femminile fuori dal matrimonio convenzionale non era il fuoco della critica cosiddetta anti-pornografia, anti-porn. È stato la riconcettualizzazione del lavoro sexual, cioè la prostituzione, è stata la riconcettualizzazione femminista del lavoro della prostituzione e anche il guardare ai giochi di ruolo sadomasochisti all'inizio degli anni Ottanta che ha creato una rabbia degli attivisti contro la pornografia. Il più noto proponente di questa posizione è Annie Sprinkle, che era prima prostituta e stripper e star pornografica, film porno, che alla fine degli anni Ottanta si trasforma in performance artist e sessuologa. Sprinkle sconfinava attorno, cioè voleva rompere la barriera tra pornografia e erotica femministica e ha creato questi workshops, per esempio Sluts and Goddesses, negli anni 90 ed era nota per invitare i suoi pubblici sul palcoscenico per studiare
accoppiare il suo cervice con uno speculum e una pila. La combinazione della sua esperienza come prostituta e il suo capire come direzionare il gioco erotico e la sua presenza votata all'eccesso, un po' campi, nei suoi costumi, nel suo abbigliamento, ha permesso a Sprinkle di controllare i suoi pubblici, mentre in alcuni casi altri artisti della performance coinvolti in questo tipo di lavoro si sono rivelati più vulnerabili in realtà quando si presentavano al pubblico nude. Per esempio, io, cioè lei, ha intervistato nel 1995 i Sacred Nature Girls, un collettivo basato a Los Angeles, i quali hanno raccontato che erano molto confuse dal fatto che alle loro performance venissero a volte uomini che si masturbavano nel pubblico e che questo non era quello che si aspettavano. Anti-porn activists perceived this emphasis on the emancipatory potential of female erotic pleasure as a tacit denial of the actual exploitation of women in the porn and sex industries that flourished at the time. That feminist faction, led by writer Andrea Dworkin, stressed the dangers that women faced in non-consensual sexual encounters, the adult entertainment industry, and consensual heterosexual relationships, rape, humiliation, coercion, and brutality. Their protest against the Pleasure and Danger Conference was an extension of their demonstrations against an increasingly mainstream pornography industry, which grew exponentially after a 1973 Supreme Court decision redefined obscenity and dramatically reduced criminal liability. Indeed, it is not a coincidence that the depiction of sexuality became a highly contested topic in art during the golden age of pornography, when several low-budget erotic films crossed over into mainstream markets. Hypersexual depictions of women were quite literally ubiquitous. Do you want to translate that first, and then I'm going to try to see if I can get a clip to work. Okay. Gli attivisti che erano contro la pornografia hanno percepito questa enfasi di alcune parti del mondo dell'arte femminista di cui abbiamo appena parlato, l'enfasi sul potenziale emancipatorio del piacere erotico femminile invece come una negazione dello sfruttamento delle donne nelle industrie del sesso, che proprio in quegli anni stava fiorendo. Questa sezione del femminismo, diretta dalla scrittrice Andrea Dworkin, sottolineava infatti i pericoli che le donne vivevano nei loro incontri non consensuali nella industria che produceva questa pornografia e anche nei rapporti eterosessuali consensuali, cioè lo stupro, l'umiliazione, l'obbligo e la brutalità. Di conseguenza, questi anti-porn activists protestavano contro la conferenza chiamata Pleasure and Danger e fu un'estensione delle loro dimostrazioni, del loro movimento contro la crescita di un'industria pornografica mainstream, cioè di larga diffusione, che cresceva esponenzialmente dopo il 1973, quando la Corte Suprema ridefinì la parola oscenità, riducendo drammaticamente la colpabilità e la definizione del crimine. E infatti, in questo periodo, non è un caso che durante questa
proprio dappertutto. So I'm going to try to play a clip because I'm very interested in this new teleseries called The Deuce. It's written by David Simon, who's one of the best screenwriters in the U.S. He did The Wire, the television series The Wire. And this is about its exploration of the pornography industry in the 1970s and the role of women. And the main character in the series is a woman who starts as a prostitute, and at a certain point, she's so beaten down by it. She's a prostitute who refuses to have a pimp, okay? But she's so beaten down by clients that she decides that she has to step away, and she sees the growth of the adult film industry, and she wants to go from being an actress to a director. And in this scene, she's trying to explain to her producer that she wants to dramatize female orgasm, and she's getting a negative response from the director. Vi voglio mostrare un piccolo clip, se ci riesco, di una serie che adesso è uscita e si chiama The Deuce. What does The Deuce mean? It's the name for the old strip in Times Square where all the prostitutes are. Che è il nome del luogo a Times Square a New York dove stavano tutte le prostitute. Ed è stato scritto da David Simon, lo stesso che ha scritto la serie The Wire. E sono molto interessata a questa nuova serie The Deuce, che è un'indagine della cultura della pornografia negli anni 70. Il protagonista è una donna che è una prostituta, che però non vuole avere un pimp, un protettore, e lavora in proprio, ma è talmente abbattuta dalle sue sofferenze dovute ai suoi clienti, che a un certo punto decide che vorrebbe diventare un regista di film porno, perché vede comunque molto denaro, molto profitto in questo, e vorrebbe passare a essere regista. E questo piccolo clip che vi mostro è quando sta cercando di spiegare al produttore del film perché lei vorrebbe essere direttore. Regista. Okay, so the Wi-Fi I'm using is from my phone, so I don't know if it will work. We'll try. What the fuck are we doing here? Come on. So now I'm making lock? You don't like it? It's too cutty. You're all over the fucking place. You're never anywhere long enough to focus. As soon as you settle into one shot, you are racing for something else. Well, it's the thrill of your orgasm. What? Scusate, ho dimenticato di tradurre un aspetto fondamentale di quello che ha detto nella frase precedente. Cioè, la scena è la ex prostituta che cerca di convincere il produttore a fare un film pornografico dal punto di vista del piacere della donna. E quindi il loro dibattito è sull'opportunità o meno di fare il film dal punto di vista del piacere della donna. Sorry, it's cut the way an orgasm feels. It rushes up on you, you stop making sense. So some of it's in her head, some of it's real, some of it's somewhere in between. I think it works, man. I mean, it's based on the cemetery scene from Easy Rider. That's the truth. Eileen. Harvey. I can't talk to you. What, Harvey? Candy. Fuck you, Wasser. I readily agree that what you have laboriously cut together over the last 2 days approximates in some ethereal, Warholian fashion the mental state of some fuck slut coming happily with the neighbor and the apartment superintendent. Congratulations. Whatever, congratulations on allowing us to crawl into the female mind for the final stampede to Nirvana. But the people watching this movie, or should I say the men jerking off to this movie, they don't want to be in a woman's head. Not really, they want to be in their own heads. They want to be watching a couple of dicks that might be their own fill up a woman. Porn. I'll raise on that. Okay, so just so you know, Maggie Gyllendhaal, the actress here who's playing it, she studied with Annie Sprinkle to create this role. Uh-huh. Okay, so that's another level of the connection. Okay, e vi voglio dire che questa scena dove praticamente il produttore dice che nessuno che comprerà
vuole stare nella testa di una donna e nella testa del piacere di una donna. Coco aggiunge che l'attrice Maggie Gyllenhaal, che ha fatto questo ruolo, ha studiato per il ruolo con Annie Sprinkle, di cui abbiamo parlato prima. Okay, so while the position of anti-porn activist that equates heterosexual relations with rape may seem extreme, the argument that an exclusive focus on female pleasure and fantasy was unrealistic and elitist was more widely embraced by several feminists who worried that any representation of a sexualized female body would necessarily result in sexist objectification, regardless of the gender or politics of the maker. And that is something that happened to Lutz Bacher, who's an alias for a woman artist who's been working now for about 50 years, and in this series, she reinterprets the pinups of Alberto Vargas. This one is the phrase she has here is, sure, I'm for the feminist movement. In fact, I'm pretty good at it. And most of the critics, when this work came out, said that this was not there wasn't any irony. They don't read any irony into it. They just see a reproduction of the sexism. This position resembles Theodore Adorno's argument regarding mimetic representations of the Holocaust. He favored abstraction as a means of circumventing what he saw as the banalization and voyeuristic pleasure derived from depictions of extreme violence. While it is difficult to determine whether artists choose not to address certain subject matter, it is possible to look at the different ways that feminist artists have contended with the philosophical and aesthetic dilemma that this debate foregrounds. Over and over, feminists have asked, how can we visualize female sexual agency and pleasure beyond the denunciation of their suppression without replicating structures that oppress? So, here's an example. Dunque, la posizione degli attivisti anti-porn, cioè contro la pornografia, identifica e rende, considera uguale allora, mentre questa posizione degli attivisti antipornografia lega le relazioni eterosessuali con lo stupro e quindi ci potrebbe sembrare estremo, l'argomentazione che, il loro argomento che una messa a fuoco esclusiva del piacere femminile, della fantasia femminile, e fosse non realistico e elitario, è stato condiviso da diverse femministe che si sono preoccupate del fatto che qualsiasi rappresentazione di un corpo femminile sessualizzato avrebbe comunque, in ogni caso, risultato in una reificazione sessista del corpo femminile, indipendentemente dalla politica di genere di chi creava quelle immagini o rappresentazioni. Per esempio, ci sono critiche al fatto che l'artista anonima che si fa chiamare Lutz Bacher non fa che ripetere il problema di Playboy facendo i suoi lavori di che sono ispirati alle pin-up di Alberto Vargas, viene accusato o può essere stato accusato da dalle femministe che criticano la via del femminismo attraverso l'emancipazione del desiderio femminile, perché hanno visto o vedono in questa operazione qualcosa di simile a quello che Theodor Adorno ha visto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando criticava coloro che volevano fare delle rappresentazioni mimetiche dell'Olocausto e invece andava verso e sosteneva l'astrazione come modo per evitare una banalizzazione o una esperienza di piacere voyeuristico che poteva
dalla rappresentazione della violenza dell'Olocausto. There's so much to discuss. I know. It was hard to write this. Yes, I kind of agree with Adorno. I mean, I'm a bit of an Adorno, but anyway, we'll discuss it. Right. I don't know what your position is. I it's also complicated. You're complicated. Okay, just a pause in the translation. Allora, era una pausa nella traduzione. Mentre dunque è difficile determinare se gli artisti scelgono di non approcciare certe materie, certi argomenti, è possibile vedere i diversi modi in cui le artiste femministe hanno avuto le loro contese con o hanno elaborato il dilemma filosofico-estetico che questo dibattito ha messo in primo piano. Più e più volte le femministe si sono fatte la domanda: come possiamo visualizzare il piacere e l'agency, l'attività sessuale femminile, al di là della denuncia del loro essere, al di là di fare una denuncia di essere semplicemente evacuate come argomenti, senza replicare le stesse strutture che hanno oppresso le donne artiste. E quindi si riferisce a Nicole Eisenman. Yes, with the revenge fantasy of the women taking over and stripping the men of their clothes and being aggressive to them and pointing guns, which is a kind of symbolic phallus. Un esempio di un pensiero recente su questa domanda femminista è nel quadro di Nicole Eisenman di una scena di Amazon del 95 che obbligano uomini a denudarsi e puntano anche fucili contro di esse. So some feminists have recast the question of gendered violence to emphasize the link between institutional marginalization of women and their objectification by those same institutions. In that sense, the definition of gendered violence is expanded to include political erasure, economic subordination, and aesthetic fetishization. Consider the work of the Guerrilla Girls, an anonymous collective of women artists who have created incisive and humorous critiques of art world sexism for more than three decades. They strategically avoid accusations of being too emotionally invested in their subject through the use of anonymity and statistical evidence. The power of their analyses rests on foregrounding the contradiction between the hypervisibility of female nudity in the arts and the paucity of women artists in museum collections, gallery rosters, and high-end art sales. Over the years, the group has expanded its purview to address institutional racism and to embrace shifting notions of gender identity, but the methodology that combines humor with the marshalling of data remains constant. Alcune femministe hanno rinquadrato la questione della violenza di genere per enfatizzare il collegamento che c'è tra la marginalizzazione a livello istituzionale delle donne e la loro reificazione resa oggetti da quelle stesse istituzioni. In questo senso, la definizione di violenza di genere viene espansa e viene allargata fino ad includere diverse altre questioni, per esempio l'essere cancellati politicamente, oppure l'essere subordinati economicamente, oppure la feticizzazione estetica. Per esempio, si può considerare il lavoro delle Guerrilla Girls, di cui abbiamo parlato, un collettivo anonimo di donne, che hanno creato delle critiche del mondo dell'arte, del sessismo nel mondo dell'arte, molto preciso e anche umoristico, da più di tre decadi. Loro evitano strategicamente
attraverso la decisione di usare le prove statistiche. La potenza delle loro analisi giace sul mettere in primo piano la contraddizione tra la ipervisibilità della nudità femminile nel mondo dell'arte, da un lato, la mancanza di donne artiste nelle collezioni museali o nella rappresentazione delle gallerie e nelle grandi aste. Nel corso degli anni, il gruppo ha allargato il suo campo di osservazione fino anche a osservare il razzismo a livello istituzionale e quindi abbracciare una nozione molto più mutevole e cangiante di come si può chiamare l'identità di genere. Ma la metodologia, la loro metodologia di combinare humor con il mostrare dei dati statistici rimane costante nella loro opera. Other feminist artists during the same period chose to reframe the issue of rape and its representation sociologically. To them, the main problem was not whether visualizing rape would banalize it or entice prurient viewers. The problem was that sexual violence against women was either sensationalized or hidden from public consciousness and ignored by law enforcement. Thus, when Amendieta decided to restage the aftermath of a rape that had occurred on her campus when she was a student, and this is of the documentation of the performance Untitled Rape Scene from 1973, she exploited her closeness to the subject in question by making herself a stand-in and obliged her audience to reckon with their discomfort or identify with the victim. Suzanne Lacy and Leslie Labowitz in Mourning and in Rage offered a feminist counter-narrative about the female victims of a serial murderer who terrorized Los Angeles. The artists formed alliances with the families of the victims and community activists, amassed critical data on local sex crimes, and orchestrated a public act of mourning for the media to offset the tendency in the press to treat the murders as discrete acts and dwell on the eccentric behavior of the perpetrator. Altre artiste femministe durante quello stesso periodo hanno scelto di rinquadrare la questione dello stupro e della sua rappresentazione da un punto di vista sociologico. Per loro il problema principale non era se rappresentare, visualizzare lo stupro lo renderebbe più banale da un lato oppure stimolerebbe il prurito nei visitatori dall'altro. Il problema era che la violenza sessuale contro le donne era o resa sensazionale o nascosta alla coscienza pubblica e ignorata del tutto dalla polizia e dalla legge. Quindi, quando Anna Mendieta decise di presentare come opera la scena dopo uno stupro che accadde sul campus suo quando era uno studente, una studentessa, nell'opera chiamata Untitled Rape Scene, 1973, ella sfruttava la sua vicinanza all'argomento in questione, interpretando la vittima e obbligando il pubblico a riconoscere il proprio sconforto oppure a identificare con la vittima. Nell'opera Mourning, In Mourning and in Rage, cioè In lutto e in rabbia, del 77 di Susan Lacy e Leslie Labowitz, si trovava invece una contronarrativa, cioè una narrazione alternativa femminista rispetto alla storia di vittime donne di un assassino seriale che aveva terrorizzato Los
su tutti i crimini a base sessuale locali e orchestrarono una sorta di rito pubblico di lutto per i media, per cercare di isolare o contraddire la tendenza che c'era nei media di trattare l'assassino come un atto discreto e legato solo alla personalità di un singolo perpetratore. The San Diego-based collective comprised of Deborah Small, Elizabeth Sisko, Carla Kirkwood, Scott Kessler, and Lewis Hawk created a public art project in 1992 in a similar vein, addressing the assault and murder of 45 women in their city between 1985 and 1992. Those murders had become unofficially known as the prostitute murders, a rhetorical means of disregarding the humanity of the victims. Entitled NHI, No Humans Allowed, the project began with two billboards featuring a photo of Donna Gentile, a sex worker and police informant who was found strangled to death 1 month after she had testified against two police officers. After the billboards were unveiled, the artist rented a storefront, displayed photos of all the missing women, and distributed a book with information about police involvement with Vin Gentile and the mishandling of several other murder investigations. The goal in both of these works was to redefine the public conception of the female victims so as to shatter misogynist stereotypes and galvanize public support for improved law enforcement. They are key examples of social practice before the practice was defined as such. Il collettivo artistico basato a San Diego di Deborah Small, Elizabeth Sisko, Carla Kirkwood, Scott Kessler e Louise Hawk crearono nel 92 un progetto di arte pubblica simile a proposito dell'uccisione, stupro uccisione di 45 donne nella loro città accaduto tra l'80, 1985 e 1992. Quegli assassini erano noti ufficiosamente come gli assassini delle prostitute e questo era un modo di sminuire l'importanza di queste donne. Chiamando il progetto NHI, No Humans Allowed, nessun umano è permesso, il progetto di arte pubblica cominciò con due billboards, con due cartelloni che presentavano l'immagine di Donna Gentile, una delle prostitute, una prostituta e una persona che informava la polizia che è stata trovata strangolata un mese dopo che aveva testimoniato contro due poliziotti. Quando i billboards, i cartelloni furono svelati, le artiste del collettivo presero in prestito un negozio sulla strada e lì dentro presentarono le immagini di tutte le donne andate perdute, disperse, e distribuirono un libro con informazioni sul il rapporto tra polizia e la donna gentile e anche il modo in cui le investigazioni di altri assassini non erano stati condotti correttamente o approfonditamente. L'obiettivo di questi due aspetti dell'opera era di ridefinire la concezione pubblica, l'immagine pubblica di cos'è una vittima femminile, cosicché da abbattere gli stereotipi misogini e creare un sostegno pubblico per un migliore per una migliore polizia. Questi sono antesignani delle pratiche sociali nell'arte attivista, prima che si diede questo nome a questa tendenza artistica. The post-colonial turn that was ushered into the art world in the 1990s led to the reframing of discussions of sexual oppression and gendered violence so as to address practices globally. Several artists have turned our attention to the phenomenon of mail-order brides,
sex tourism in Asia and the Caribbean, and sex trafficking in Eastern Europe, or women from Eastern Europe, I should say here. Not all work produced from these inquiries is unequivocally critical. Many artists attempt to excavate or elaborate possibilities for female agency through the use of humor and the advantageous manipulation of female stereotypes. Serbian artist Tanja Ostovic, for example, has spent nearly two decades creating performances about her migration from Belgrade to Germany. She essentially trafficked herself, using the internet to find a German man to marry her so that she could relocate. Subsequent performances tracked her efforts to gain permanent resident status and eventually divorce her husband. Nonetheless, there remain scenarios of gender oppression that are so extreme that they are virtually impossible to make light of, and thus become quite challenging to manage as artistic material without foregrounding the moral dilemma they symbolize. Over the past three decades, Mexican-American filmmaker Lourdes Portillo has consistently handled this challenge deftly, combining profound empathy for her subjects with the persistence and critical vision of a seasoned investigator. Her recent documentary about the mysterious disappearances of young women in the border city of Juarez in Mexico, Señorita Extraviada, is both a moving elegy for the hundreds of lost women and an indictment of the incompetent state agents whose disdain for the poor and the rule of law is made shockingly obvious. Negli anni 90 ci fu lo sviluppo di un'attenzione postcoloniale nel mondo dell'arte e questo ha di nuovo cambiato la messa a fuoco delle discussioni sull'oppressione sessuale e la violenza di genere nel mondo di oggi. Diverse artiste hanno posto lo sguardo e la loro attenzione ai fenomeni del traffico basato sul sesso o alla ricerca di poter attraversare confini nell'Asia, dall'Asia al Caribe, al mondo caribico. Non tutto quello che è prodotto da queste opere è not all work produced from these inquiries is uncritical. Molti artisti cercano di scavare o di elaborare possibilità di potenza femminile attraverso l'uso dell'umorismo e anche una manipolazione degli stereotipi. Per esempio, l'artista serba Tanja Ostojic ha passato 20 anni creando performance sul tema della sua migrazione da Belgrado alla Germania. Principalmente lei ha venduto se stessa attraverso internet per trovare un uomo tedesco che la sposasse in modo da poter immigrare in Germania. Successive performance hanno mostrato invece i suoi sforzi per avere la residenza permanente e poi finalmente per poter divorziare dal marito. Ciò nonostante, ci sono scenari di oppressione di genere che sono così estremi che è difficile gettare luce su questi e quindi è molto difficile che diventino materiale artistico per la creazione di opere d'arte senza mettere in luce il dilemma morale che queste storie simboleggiano. Per esempio, negli ultimi 30 anni il filmmaker messicano-americana Lourdes Portillo ha assunto la sfida di approcciare questi materiali con cura, combinando una profonda empatia verso i suoi soggetti assieme a una persistenza nella visione critica che potrebbe avere un investigatore di queste storie. I suoi documentari sulla scomparsa misteriosa di giovani donne sulla città di Juarez al confine fra Messico e Stati Uniti, Señorita Extraviada, è sia un'elegia per le centinaia di donne perse, sia un atto di accusa verso gli agenti di controllo della frontiera che disdegnano la condizione dei poveri e la legge e ignorano questi fatti.
most recent examples that come to mind, other recent examples that come to mind are works by Eritrean artist Aida Silvestri and the Iranian-born Austrian filmmaker Sulebe Mortazai. Silvestri's 2015 exhibition in London entitled Unsterile Clinic dealt with the experiences of several East African women who had undergone female genital mutilation. Over the mouths of the silhouettes, she placed soft sculptural renderings of their lacerated genitals. Made of leather with beads and flowers stitched onto the surfaces, they represent the stages of tissue removal each woman experienced. The silhouettes are accompanied by poems derived from Silvestri's interviews with each of the women. And Mortizai's new film, Joy, takes on the situation of Nigerian women trapped in the sex trade in Austria. They are lured to Austria by the promise of work and then forced to sell themselves for years in order to pay off their debt to the Europeans who financed their migration. These contemporary artists share a sense of purpose that earlier feminist artists had to humanize victims who literally hide in plain sight. Ancora più recenti esempi che mi vengono a mente sono le opere dell'artista eritrea Aida Silvestri o dell'iraniana nata in Iran, filmmaker austriaca Sulebe Mortazai. Nel 2015 in una mostra a Londra Silvestri, una mostra chiamata Clinica Non Sterile, la mostra si occupava dell'esperienza di donne dell'Africa dell'Est che hanno subito mutilazioni genitali. Sopra le bocche delle silhouette mise delle piccole sculture dei genitali lacerati, fatte da cuoio con perline e fiori cuciti sulle superfici. Esse rappresentano i diversi stadi di rimozione di tessuti genitali che ogni donna ha dovuto esperire. Le silhouette sono accompagnate da poesie derivate dalle interviste che l'artista fece con ciascuna di queste donne. Nel nuovo film della Mortizai, Gioia, invece, si guarda la situazione di donne nigeriane intrappolate nella prostituzione in Austria. Attratte in Austria dalla promessa di trovare lavoro e forzate a vendersi per anni per poter ripagare il debito agli europei che hanno finanziato le loro migrazioni, le due di cui abbiamo appena parlato, condividono un sentimento, un senso di scopo, di obiettivo, che le precedenti artiste femministe non avevano verso l'umanizzare, rendere molto umane le vittime che si nascondano in piena vista. The divide remains between those feminist artists who turn their attention outward to address the actual conditions of women beyond the realm of art, and those who eschew the inquiry and instead focus inward to concentrate on representations of women in art history or in their imaginations. Those who limit their inquiries to the realm of art tend to exhibit more optimism about the possibilities of female agency that aesthetic exploration can provide. Consider, for example, the work of Kara Walker that refracts scenarios from the antebellum South. The dynamics of racial and sexual oppression that were integral to slavery become the basis for eroticized revenge fantasies and depictions of interracial sexual attraction that shock those who expect a more predictably moralizing view from an African-American artist. And although her work explores a completely different social milieu and historical moment, Andrea Fraser's 2004 video, Untitled, also shocked audiences with its blatant depiction of the artist having sex with an art collector who paid $20,000 to participate in her artwork. Fraser's blurring of the line between sexual objectification and artistic agency, between art, which the work was sold as, and prostitution and pornography, which its content mimics,
takes us right back to the controversies that exploded in the early 1980s and that remain unresolved. La divisione quindi rimane tra gli artisti femministe che porgono la loro attenzione al di fuori per considerare le condizioni attuali delle donne fuori dal mondo dell'arte, e invece gli artisti femministe che evitano questa inchiesta, questo sguardo, e invece mettono a fuoco, si concentrano verso l'interno sulla rappresentazione delle donne nella storia dell'arte e oppure sugli immaginari che sono stati costruiti. Coloro che limitano le loro ricerche al regno dell'arte, cioè al campo dell'arte, tendono ad avere esprimere più ottimismo sulle possibilità di una potenza femminile e su quello che la ricerca estetica può ottenere. Considerate per esempio il lavoro di Kara Walker, che riflette i scenari del sud prima della guerra civile americana. Le dinamiche dell'oppressione razziale e sessuale, che erano consustanziali con la schiavitù, diventano nelle sue opere la base di fantasie di vendetta erotizzate e rappresentazioni di attrazione interrazziale e sessuali che colpiscono coloro che si aspettano di vedere un'immagine più prevedibile e moralizzante, come viene immaginata che un artista afroamericana dovrebbe avere. Anche se l'opera rappresenta, concerne un altro ambiente sociale completamente, un altro momento storico, vorrei anche menzionare il 2004 video di Andrea Fraser, senza titolo, che ha anche esso scioccato i pubblici dell'arte con la sua rappresentazione molto evidente dell'artista che faceva sesso con un collezionista che aveva pagato $20,000 per partecipare alla sua opera d'arte. Il rendere labile il confine tra la reificazione sessuale e invece la potenza dell'artista a creare la sua opera, e tra l'arte, e in tal senso l'opera d'arte venduta, e dall'altro lato la prostituzione e la pornografia, che il contenuto dell'opera ripeteva, ci riporta proprio esattamente al momento di quelle controversie che erano esplose all'inizio degli anni Ottanta, di cui abbiamo parlato prima, e che sono rimaste irrisolte. I hope that if anything is clear from this overview, it is that there is no consensus in the art world or among feminists as to what is acceptable for women artists to want to do with the female body and with female desire. The same obstacles that made it questionable for women artists to address female objection in visual art are with us, and the same tendencies to self-censor oneself in pursuit of critical approval and market interest remain. In that sense, little has changed in the last 40 years. On the other hand, the fact that time-based works involving performance and the moving image have acquired greater legitimacy in the contemporary art world has made it easier to incorporate narrative content and foreground subjectivity in art. And those formal shifts have allowed for more storytelling from a broader range of cultural perspectives to enter the realm of fine art. As we just saw during the confirmation hearings for Supreme Court Justice Brett Kavanaugh, women may not always be believed when they tell their stories, but they are being heard. Feminist concerns and aesthetic inquiries that once upon a time were all but ignored are now recognized, for better or worse, as a force to be reckoned with. Quindi, in conclusione, spero che se c'è qualche cosa di chiaro che si può desumere da questo excursus che ho compiuto, è che non c'è nessun consenso nel mondo dell'arte
né tra le femministe, artiste femministe, su ciò che è accettabile che una donna artista faccia con il corpo femminile e con il desiderio femminile. Gli stessi ostacoli che rendevano problematico per le donne artiste rappresentare o approcciare l'abiezione femminile nell'arte visiva sono ancora con noi di 40 anni fa. E la stessa tendenza a un'autocensura, alla ricerca di un'approvazione critica o di mercato, rimangono. In questo senso, poco è cambiato negli ultimi 40 anni. D'altra parte, il fatto che esistono delle opere basate sul tempo, time-based work, so you mean performance video, quindi nella performance, nel video, nel film, il fatto che esistono opere basate su una temporalità, una processualità, una performance e l'immagine in movimento, il fatto che queste tipologie di opere hanno acquisito una maggiore legittimità nel mondo contemporaneo dell'arte, ha fatto sì che è più facile oggi incorporare contenuto narrativo e mettere di fronte la soggettività, quindi, nell'arte. E questi cambiamenti formali hanno quindi incoraggiato una maggiore componente di storytelling da molte prospettive e prospettive culturali diverse, dall'ingresso di questo storytelling da molte prospettive diverse nel regno, nel campo delle belle arti. Come abbiamo appena visto durante gli incontri in Senato americano per la conferma del giudice alla Corte Suprema Brett Kavanaugh, le donne non sono sempre credute quando raccontano le loro storie, ma stanno essendo ascoltate. Le preoccupazioni femministe e le ricerche estetiche che tempo fa erano quasi del tutto ignorate, sono oggi riconosciute nel bene e nel male quali una forza con la quale dobbiamo fare i conti. Sorgere del multiculturalismo, le tematiche
tematiche attorno al postcoloniale, e quindi è quella, è in quell'ambito che Coco, non sono 5 minuti, emerse. So, I just said that you were very discreet because you weren't speaking about your own work, which is tremendously elegant for an artist to do something like that, and I was describing some of your work. Thank so you. I have a few images, but I don't. I feel like we've been going for 2 hours. Yes, it's you, but should, would you like to ask questions? Maybe, first? Yes. Yes. Okay. Allora, se c'è qualcuno che vorrebbe fare una domanda, oppure una domanda, un commento, yes? No, abbiamo un microfono? Posso anche parlare? Eccolo. Caterina, no, perché se no ti do sì. Ma che così registriamo, eh? Ci sono due domande, quindi una qui e una lì. Okay. Buonasera a tutti, sono Silvia Moro. Excuse me? Scusi? Buonasera. Buonasera a tutti, tutte, soprattutto tutte. Eh sì, siamo tutte. Buonasera, la mia domanda è, grazie, intanto grazie per tutto questo panorama, e la domanda è, qual è il tuo punto di vista? Cioè, dopo tutte queste ricerche, qual è il tuo punto di vista rispetto alla rappresentazione? I have, I have multiple responsibilities. I'm a teacher a lot of my time. And so when I am a teacher, I have to try to be fair and to give all kinds of women artists, even if I disagree with them, a space so that my students learn the history, not just what I like, right? So I really have had to learn to be very balanced in how I present the work. You want to translate this? Yeah, dice che siccome è un insegnante, e tende a cercare di essere equilibrata e mostrare tutte le prospettive quando insegna, come in questo caso, e non prendere una parte. Especially because when I'm teaching women students, for them this is a discovery, I don't want to force them to think that they can only do one kind of work. Si non vuole incoraggiare le sue studentesse a fare un solo tipo di lavoro. I also I'm often invited to write about women artists, and I have to make a calculated decision based on whether I think it's important for the woman's work to be known, regardless of whether or not I like it so much. Delle volte addirittura scrive saggi su donne artiste, anche indipendentemente da se ama il loro lavoro o meno, perché se pensa che debba essere un lavoro conosciuto. Right. And then there is my own... There's always a question. I'm answering, because I have to think about all these things, right? And there's also I have to think about it, not just what do I like, but, if I am going to identify as a feminist, then what do I want to do as a feminist for other women artists? Not just what do I like, but what do I want to do for other women who are in the field with me? Molto interessante. Yeah. Quindi la sua risposta è che la sua pratica femminista è quella di decidere di servire le altre donne artiste, e quindi una pluralità di posizioni. Yeah. And so there's an ethics there of solidarity, even when I don't agree. The things I can, it's easier for me to identify what I don't like than what I like. It's because I can even like Lee Krasner. I don't have to only like women who address these issues. Posso amare, è facile per me identificare ciò che non condivido. Però io sono capace di amare anche Lee Krasner, anche se non si avvicina a queste problematiche. Lee Krasner è una espressionista astratta. So, what I don't like is, I think, a facile approach to the matter. Just to give an example, when I first started working with activists in the late 90s on this problem of the women disappearing at the US-Mexico border, because there were groups of mothers of the disappeared who were asking for help from American feminists so they could take their case to human rights courts. Okay, this is how I learned about this.
Adesso vi dico quello che a me non piace quando le cose sono troppo facili, troppo superficiali. Vi parlo di un caso, per esempio, io fui chiamata in solidarietà dalle madri sulla frontiera, dalle donne sulla frontiera messicana, perché loro si avvicinavano agli artisti activist in America per cercare di avere un aiuto da parte loro per andare alla giustizia, avere giustizia. There was not a lot of interest from feminist and women artists in Mexico City, in the capital, about this problem. Non c'era l'interesse a città del Messico da parte delle donne artiste. But when the case became famous internationally, then some women artists in Mexico City wanted to make work about it disappeared. Quando però sono stati casi diventati famosi a livello internazionale, ci sono alcune donne messicane della città del Messico che hanno deciso che gli andava bene di occuparsi delle donne sparite. To ride on the coattails of a tragedy. Cioè di sfruttare la tragedia per il loro lavoro. And so there, you know, I had to sit through performances of people sort of like narrating the story of each girl on their own body, and that I felt I was horrified. Ero orripilata dallo sfruttamento di queste tematiche in performance che sono venute fuori da alcune artiste messicane dopo. And when I was younger, I think I was more attracted to the use of autobiography, or I was more sympathetic to the use of autobiography in feminist performance, and I have become increasingly resistant to it because it feels like hackneyed, you know, like too easy. Cioè, non mi piace, per esempio, l'autobiografia troppo nelle opere degli artisti. At the same time, I know that we all take things from our lives to create work, and I continue to do so, right? But I think you have to be very careful about how you use the autobiographical elements, and can you find a metaphorical dimension to the story so that it connects with something more than yourself? Sì. Anche se anche io uso elementi autobiografici naturalmente nella mia arte, ma penso che bisogna trasformarlo in metafore e sono allergica a chi fa questo eccessivo uso dell'autobiografia. So if you're asking me what would I do, I think I've done different things at different stages of my life. That I, you know, that I was more in the 90s, I was more interested in irony and satire as a kind of political strategy to address problems like sex tourism that people were too sensitive about to talk about in another way. I'm less focused now on satire in my own work because I'm dealing with another set of issues. So I change in terms of what I like. Sì, inoltre la risposta non c'è perché cambia quel tempo. La mia risposta, quando negli anni 90 lavoravo, usavo molto strategie di ironia e di satira, perché non si poteva parlare se non attraverso l'ironia e la satira e argomenti come il turismo sessuale, mentre oggi non uso l'ironia e la satira. Does that give you an idea? Yeah, okay. Yes. C'è una seconda domanda. Thank you. Hi, thank you very much. My question is about the Adorno thing that you were discussing, if you could talk about that, because I wasn't super clear. Well, you know, I didn't want to go into a whole thing about the Frankfurt School, right? But the essay on commitment is a kind of critique of political correctness and certain approaches of political art. And, you know, he was famous for being interested in music because he said, you know, it's as an inherently abstract form, there was a way that it could communicate, respond to the tragic elements of the Holocaust without lapsing into kind of banalization of extreme violence through a mimetic representation. Now, there are some Adorno scholars who have said, scolded me, said, well, but he changed his position. He may very well have. But I think that was, his argument is very famous. Yes, right? No, it's fundamental. Yeah. It's fundamental. Cioè Adorno, lei dice, non posso fare una lezione su Adorno adesso, però nei suoi saggi lui amava molto la musica, aggiungo la musica di ricerca, di avanguardia, era molto contro la cosiddetta musica popolare
e diceva che era pericoloso usare la rappresentazione mimetica di un problema, di una violenza, perché è uno sfruttamento, per cui lui è famoso, adesso lei non l'ha detto, ma la frase non ci può essere poesia lirica dopo Auschwitz è parallelo a questo, cioè di certe cose l'orrore è talmente forte che si tace o si parla attraverso l'astrazione, non c'è sincerità nella tirare fuori il problema in maniera letterale. Questo è, diciamo. Why did you speak about Adorno? In the middle of it, when I was talking about how, you know, this concern about any representation, any depiction of sexuality would necessarily una parte become another. Delle femministe dicevano che qualunque rappresentazione del desiderio femminile sarebbe stato cooptato in questa pornografizzazione. E un'ultima domanda? Lei pensa che il movimento MeToo aiuterà le donne e riuscirà a aiutare contro la violenza? Do you believe that the MeToo movement will help women or not? Well, you know, how many women? Right now, what is happening is that very prominent figures in television, Hollywood, and journalism are getting fired, right? It has happened to some politicians like Al Franken, but it's widely believed that he was set up by right-wing media because the accusations were quite dubious, and the woman who did it had some association with Breitbart, which is the news agency that was by Steve. I don't understand. Can you start all over? Oh, okay. It's too detailed. So, sorry. Some women are being helped because a few prominent men in media and in the entertainment industry are getting fired. And one politician, so one or two politicians have been had their careers put on hold. Okay. But is that going to stop the widespread practice of sexual harassment in the workplace? I doubt it. I really you doubt also it. You also said women are getting fired. No, well, I didn't say women are getting fired yet, but there is, you know, there is this case, right? Dice che ci sono alcuni casi clamorosi di uomini che sono stati accusati di sexual harassment di pressione sessuale indebita in un luogo di lavoro e va bene, ma ci sono un'infinità di casi rispetto a questi pochi. I would make a warning that we don't know yet what the long-term repercussions will be against the women who put these accusations forward. E non sappiamo adesso quali saranno le conseguenze a lungo termine per le donne che fanno queste accuse. Io personalmente aggiungerei che ci sono, a mio avviso, delle strane coincidenze tra da un lato il sorgere del Me Too e dall'altro un numero troppo elevato statisticamente per non essere notato di donne in posizione di autorevolezza nel mondo dell'arte che sono state invece allontanate dal lavoro in istituzioni con boards, con CDA quasi totalmente maschili. Cioè, you talk about all the firings of women. Yes, I agree that they're related. And I also think complicated ways in which revenge will take place and already takes place. When you start pointing the finger at people in power in an academic job or in the art world or anywhere else, you become a problem for the workplace. So they don't want you. So the people who accuse will not get another job elsewhere. Sì, potrebbe esserci un danno per chi ha accusato, chi accusa alla lunga. You have to go? Yes.